Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, finalmente sono tornato da Roma e ragazzi, mentre ero a Roma, la Rockstar ha annunciato un nuovissimo aggiornamento che uscirà la settimana prossima su GTA 5 Online, ragazzi, e sarà un aggiornamento epico. E ovviamente ne andremo a parlare qui tutti insieme a voi, ragazzi. Ok ragazzi, siamo qui sul computer, volevo fare una cosa un po' veloce, ovviamente molto dettagliata ragazzi. Allora, innanzitutto l'aggiornamento si chiamerà Il Gotham Games, parte 1, cioè ci saranno sicuramente altre parti ragazzi, buon per noi ovviamente, perché ci saranno ovviamente macchine nuove eccetera eccetera, tante cose nuove, accessori, di tutto e di più ragazzi. Il Gotham Games vuol dire, diciamo, farci spendere ragazzi i soldi delle rapine, quelli che abbiamo guadagnato con le rapine, dobbiamo spenderli in queste cose costosissime. Partiamo subito dalla copertina, da questo banner qui dell'aggiornamento. Possiamo subito notare una macchina nuova, che andremo a vedere giù il nome, che ci sono anche scritti i nomi delle macchine. Macchina con apertura alare, ragazzi, spettacolare, sarà velocissima, sportiva classica. Vedete ragazzi le marmitte al lato? Cioè ragazzi, qualcosa di epico. Non vedo l'ora di provarla, ovviamente, insieme a voi. Poi, il personaggio ragazzi ha dei vestiti nuovi, possiamo già vedere una collana col teschio, questo giacchino verde qui, questo giubbottino verde, e poi ragazzi una cosa che spicca veramente è l'arma, che è una mitraglietta, penso che sia quella lì, con il silenziatore, con la skin sopra ragazzi, c'è una skin, c'è un disegno ragazzi, e quindi potrebbero aggiungere le skin alle armi ragazzi, e anche alle auto, perché andiamo a vedere dopo. Ragazzi, le skin alle armi, spettacolare, immaginate un RPG, una minigun con il teschio sopra, ragazzi, disegnato, le fiamme, cioè veramente ragazzi, hanno pensato una cosa giusta da fare ovviamente. Quindi, passiamo anche giù, così diciamo anche le altre cose. Poi, come c'è scritto qui, vi ricordo che il Rockstar Editor, cioè l'editor video che c'è su GTA 5 per il PC, potrebbe uscire nell'estate, anzi verrà rilasciato nell'estate sulla next gen ragazzi, quindi potete anche voi creare le scenette di film sulla Play 4 e la Xbox One, spettacolare ragazzi, veramente bello. E poi ci sarà una nuova radio che si chiama The Lab, che verrà rilasciata per tutte le console, anche old gen, quindi buon per noi, ma non so cos'è questa radio perché non l'ho mai ascoltata, visto che non ho GTA per il PC. Qui ragazzi ci saranno i nomi delle nuove auto che verranno aggiunte, più la nuova arma che c'è scritta là, e ci sarà anche quella foto vecchia che vi ho fatto vedere l'altra volta, della pistola, quella pistola con, diciamo, quella pistola antica molto carina, che è una cosa veramente bella. Allora, le nuove macchine si chiameranno la Enus Windsor, che c'è scritto con diverse livree ispirate al designer di lusso di Rockford Hills, le livree sarebbero le skin ragazzi, la Buckingham Swift Deluxe, che sarebbe l'elicottero placcato in oro, che vi farò vedere giù, il Combat PDV Personal Defense Weapon, arma da difesa personale, che sarà una bellissima arma, penso che sia così, spero che sia forte, la Albany Virgo, che aggiungerà un tocco di classe al vostro garage, la Pegassi Osiris, che ragazzi sarà una nuova macchina super, finalmente aggiungono una nuova super, che sarà una macchina da scoprire sicuramente, che come la Benefactor Stirling GT è dotata di portiere ad ali di gabbiano. Quindi sarà una super come quella lì, con le ali di gabbiano, con diciamo questa apertura alare, ragazzi. Poi il Buckingham Luxor Deluxe, aereo dorato che brillerà nei cieli di Los Santos. E poi la Pegassi Osiris in arrivo esclusivamente su Legendary Motorsport, che vabbè, l'avevo anche detto prima, io però sto leggendo, ragazzi. E poi centinaia di nuovi vestiti, accessori, eccetera, eccetera. Iniziamo a vedere subito gli screenshot di queste nuove macchine e armi. Allora, ecco ragazzi la Enus Windsor con una skin spettacolare, ragazzi, una livrea bellissima, quindi si sa già che aggiungeranno le livree alle macchine. Finalmente, immaginate una Bugatti, una Adder con questa livrea proprio da papponi, di quelli potenti, la tamarraggine pura. Poi ragazzi, passiamo al Buckingham Swift Deluxe, elicottero che è stato aggiunto con un vecchio aggiornamento e sicuramente costerà un bordello, e ci sarà questo colore d'oro, quindi in cielo vedremo questo elicottero bellissimo che avrà questo colore meraviglioso, questo oro puro. Poi ragazzi abbiamo qui l'arma di prima che si chiama, non mi ricordo il nome a memoria, il Combat PDV,
che non so che fucile è sinceramente, ma spero che sia forte, quello mi interessa. Beh ragazzi, possiamo notare già i vestiti nuovi con il personaggio qui, che ha la stessa skin della macchina, spettacolare, tutto vestito in tinta, bellissimo. E la collana da teschio, bellissima ragazzi. Poi abbiamo l'Alban Virgo, ragazzi, macchina bellissima, cioè guardate ragazzi, dietro le ruote coperte a metà, bellissimo. Cioè ragazzi, tante 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 novità, veramente tante novità, non vedo l'ora di provarle. E l'aereo, il Buckingham Luxor Deluxe ragazzi, guardate che spettacolo, che giravoce ho sentito che costerà sui 3 milioni di dollari ragazzi, quindi il bordello. Poi qui possiamo vedere di nuovo un'altra giacca con quella skin però colorata, qui c'è questo qui allo strip club ragazzi. E poi ragazzi, la fine, finalmente. Questa nuova macchina con l'apertura così alare, bellissima, e i nuovi giacconi maschili. Cioè ragazzi, non vedo di provare questa macchina. Spero che sia veloce, spero che sia veramente veloce da poter competere con la Indy, con la Zentorno, con la Bugatti. E quindi ragazzi, queste sono le novità. Questa è la Pegassi Osiris, veramente macchina meravigliosa. Questo aggiornamento verrà rilasciato sicuramente martedì prossimo, perché la Rockstar ragazzi ha sempre rilasciato aggiornamenti di martedì, quindi ragazzi martedì prossimo verso mezzogiorno sicuramente tutti sulla playa ad aggiornare come dei bastardi forte. E anch'io chiaramente aggiornerò, e il giorno dopo sicuramente io porterò il video con tutte le novità di questo aggiornamento, ovviamente ragazzi, il video con tutte le novità, le informazioni, cosa è cambiato, cosa non è cambiato, tutto e di più ragazzi, sto gesticolando troppo. Quindi ragazzi, per questo video è davvero tutto, io sono tornato da Roma, adesso si riprende a go go con i video ragazzi. Niente, lasciate tantissimi like a questo video, commentate con le vostre opinioni su queste macchine, quale macchina vi piace di più di questo aggiornamento, commentate con le cose che avreste voluto avere ragazzi in questo aggiornamento, che ne pensate dell'arma, che ne pensate dei vestiti, delle livree sulle macchine, ditemi tutto qui nei commenti. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al canale di Omni Games, seguitemi su Instagram a chiocciola AlexZGaming, ragazzi, è importantissimo, e lasciate un like sulla pagina di Facebook. Quindi ragazzi, da AlexZ è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi!